soci, un numero altrettanto elevato di lavoratori dipendenti. Se a questi aggiungiamo le loro famiglie, si può comprendere di quali numeri stiamo parlando. Il settore è stato ripetutamente riformato in questi ultimi 15 anni, da ultimo con la legge di bilancio 2018 e la legge 205/2017 e oltre che con la recente legge di bilancio. Le novelle hanno riguardato sia la struttura giuridica della società sia l'imponibilità fiscale, creando tutta una serie di incentivi che vanno ad incidere direttamente e anche indirettamente nel bilancio dello Stato e quindi nel PIL. Di ciò adesso ci parleranno i nostri relatori, mentre per un più approfondito esame della materia, che è molto estesa, organizzeremo senz'altro un'altra conferenza. Quindi ripasserei adesso la parola al nostro speaker, che presenterà il dottor Merza, che abbiamo invertito l'ordine in quanto a minuti dovrebbe arrivare il professor Chiamanò. Ha un curriculum davvero lungo, ma mi ha pregato di riassumerlo il più possibile, quindi di lui dirò soltanto che è un magistrato, garante del contribuente, professore di teoria e di pratica del contratto. Lei stesso, professor Merz, ha detto che non si può comprendere l'essenza del diritto se non lo si applica all'economia. Direi che quindi questa sera è un'ottima occasione per unire insieme queste due materie. Prego. Grazie, gentilissima, mi sentite? Ringrazio tutti i partecipanti, in particolare con le autorità che sono, diciamo, in prima fila. Alcuni all'ultimo momento non sono potuti venire, tra questi il generale Mainolfi, che forse dopo avermi sentito all'inaugurazione dell'anno tributario ha pensato che ne aveva abbastanza. Allora, mi piace dire una cosa. Era presente fino a poco fa colonnello, comandante generale dei carabinieri della provincia di Padova. C'è stato un fatto eccezionalmente grave nella provincia di Padova e purtroppo la provincia di Padova è un crocevia delle mafie, eccetera, eccetera. Io lo scrivo nella mia relazione al Parlamento. Per cui è venuto, ci ha salutato e si è assentato, dicendomi però che è perfettamente disponibile per quegli incontri e rispetto ai quali la conferenza di oggi è un crocevia. Doveva essere presente anche il senatore Giacomo Caliendo, caro amico mio e della dottoressa Gloria Servetti, presidente della Corte d'Appello, che è qui in prima fila e con cui ci sentiamo molto spesso. E quando arriverà il professor Chiamanò vedrete che è simpaticissimo, è il tipico napoletano vulcanico come Beppe Ponzi, il notaio seduto là, e io ho più amici al sud che non al nord, e questo lo dico perché qualcuno, leggendo la mia relazione al Parlamento di fretta, purtroppo è invalso l'uso della lettura veloce. La mia relazione di 18 pagine, relazione al Parlamento che ho fatto, diciamo, ho presentato il 6 gennaio alla stampa, è frutto del lavoro di 3 mesi. E poi vi dirò due parole su come io lavoro e vi terrò col fiato sospeso, tra virgolette, sulla scoperta che ho fatto recentissimamente in ordine al bilancio dello Stato. E vi dirò qual è il senso del bilancio dello Stato, perché purtroppo un laureato in legge non ha la visione dell'economia e un laureato in economia non ha la visione del diritto. Laddove io, diciamo, da almeno 15 anni nei miei scritti teorizzo che non si comprende l'economia senza il diritto. Io vi dico la verità, quando faccio una conferenza mi capita di farla abbastanza spesso, ma non troppo perché sono
bravissima, grazie. E io non so mai come cominciare. Io ho regalato una copia a Gloria, Gloria Servetti, del mio ultimo saggio, Soldi e Redditi, Soldi e Redditi Patrimonio, era quello di un anno fa. Quello lì si intitola A me non piacciono i soldi, mi piace quello che si può fare con i soldi. Il titolo è accattivante e anche la lettura io spero sia accattivante. Io cerco sempre di parlare in modo tale da essere capito da tutti. E i miei manuali sono sempre stati scritti in collaborazione con persone preziosissime che lavorano in silenzio mentre io parlo troppo. Un collaboratore storico è l'avvocato Paolo Sbotti, che diciamo senza il quale probabilmente tante cose non le avrei fatte. E un collaboratore storico è il notaio Ponzi, che diciamo lui prima di diventare notaio era del mio concorso di magistratura, aveva anche fatto l'esame di procuratore legale, poi ha preferito seguire la carriera di notaio perché diciamo così non so. Entro subito nel vivo. Anzitutto, perché non si capisce l'economia senza il diritto? Pensiamo un attimo. Io ho messo là, e è rimasto soltanto il colonnello, ma un colonnello della Guardia di Finanza da solo basta a rappresentare la situazione. Am Anfang war die Tat, dice Fichte, no? All'inizio c'era la forza. E apro una piccolissima parentesi, scusate se sembra una divagazione, ma tutte queste premesse poi le raccoglieremo in qualcosa di così concreto che mi stupisco io stesso a volte. E voi sapete l'etologia, no? L'etologia, la scienza fondata da Lorenz, nasce dallo studio delle oche e il comportamento degli animali ci ha condotto a scoperte meravigliose. Non solo ovviamente l'osservazione degli animali, ma anche lo studio, ad esempio, del genoma. Orbene, mi ha colpito moltissimo il fatto che uno scimpanzé ha il 98% del genoma uguale al nostro. Lo scimpanzé, se diciamo sottoposto a un'istruzione adeguata, arriva a delle conoscenze astratte che gli consentono di dialogare al telefono. Lo sviluppo del cervello di uno scimpanzé è tale che, diciamo, è l'equivalente di un bambino di 6-7 anni, quindi ha una certa capacità di astrazione. Ripeto, la cosa straordinaria è che questi esperimenti hanno portato a determinare, è una conferma dell'evoluzionismo, ma non ce n'era bisogno in questo senso. Perché dico questo? Perché lo studio degli scimpanzé dimostra che tra di loro c'è una lotta continua. E lo scimpanzé, gli scimpanzé, i gruppi di scimpanzé lottano fra di loro mortalmente, cioè si uccidono, e i maschi vengono eliminati, quelli del gruppo dominante, e le donne vengono conquistate. Era quello che accadeva all'inizio della nostra civiltà. Era una lotta di tutti contro tutti. Quando il Foscolo dice dal dì che nozze, tribunali e dare, diero all'umano belve d'essere pietoso. Quali sono le tre istituzioni che hanno consentito all'uomo di cominciare ad essere qualcosa di simile all'uomo? Nozze, cioè il matrimonio, la famiglia. Tribunali, la Presidente Servetti. Un giudice sostanzialmente, lo capite che anche nelle società primitive c'è chi risolve le lotte tra i soggetti. Nozze, tribunali e dare. E il culto della divinità. La divinità intesa come momento iniziale della filosofia. La teologia sostanzialmente, no? O meglio la religione, nasce per lo stupore dell'uomo di fronte al fulmine, di fronte agli eventi naturali, eccetera, eccetera. Tant'è vero che gli dèi venivano collocati sull'Olimpo. Arriviamo al solo. Come nasce il diritto? Il diritto nasce.
però ve la devo ripetere. Io mi immagino che la prima lite che ha risolto il primo pretore, miticamente inteso, è stata una lite ereditaria. Perché sul concetto di proprietà, tutto sommato, è istintiva la proprietà. L'abbiamo detto prima parlando degli scimpanzé. E quando io sento certo pacifismo che confonde il dover essere con l'essere, mi viene da ridere, perché quando Paolo ha parlato prima di quella cosa vergognosa, che è quello che ad esempio ha fatto, guardate che quando Erdogan, per esempio, tanto per fare un nome, mette in galera gli avvocati, mette in galera avvocati e giudici, perché io sostengo nei miei scritti, si sente? Io sostengo nei miei scritti che l'indipendenza del giudice non esiste se non c'è anche la libertà dell'avvocato. Non è pensabile, perché anche il giudice, quando si trova per qualsiasi motivo ad essere o privato cittadino oppure imputato, capita, dall'inizio dell'anno ne hanno arrestati 3 giudici e ne hanno indagati 10, parliamoci chiaro. A me mette tristezza vedere che un giudice viene arrestato, però contemporaneamente è anche il segno che il corpo è sano, perché è evidente che su 9-10.000 magistrati qualcuno deviante c'è, soprattutto in certe regioni dove, e io lo scrivo nelle mie relazioni, comandano le mafie. Comandano le mafie, ovviamente, in condominio con lo Stato, perché dove c'è la caserma dei carabinieri è chiaro che è una specie di fortino, ma il territorio è presidiato. È come accade in Francia, ci sono dei quartieri dove non entra la polizia né di giorno né di notte, entrano qui blindati. In questi quartieri c'è scritto, c'è la bandiera dell'Islam e non entra nessun cristiano. E voi queste cose, sì, la stampa non ne parla, perché la stampa contiene puntini. Allora, torniamo a noi. Il diritto nasce 2500 anni fa e nasce autonomamente dalla filosofia. Perché nasce autonomamente? Perché quando tutti noi abbiamo studiato ubi societas ibi ius, dove c'è una società c'è il diritto, è logico, no? Qualsiasi società, anche la tribù più rudimentale, ha bisogno di uno che dica: questo è tuo, questa donna appartiene a te. Mi sentite? Perché è chiaro, no, che la forza appartiene al maschio, parliamoci chiaro. Fisicamente il maschio prevale sulla donna e per questo purtroppo c'è questa violenza continua sulle donne che rende necessario un particolare impegno, veramente un particolare impegno, ma su questo la Presidente Servetti potrebbe essere molto, ma molto più, diciamo, approfondita del sottoscritto. Allora, torniamo. L'economia nasce 2000 anni dopo, nasce l'economia intesa come scienza, nasce con Adam Smith, la ricchezza delle nazioni. Quindi volete mettere la ricchezza concettuale del diritto che permea qualsiasi aspetto della realtà? Come si fa a leggere un bilancio senza avere ben presente tutta la struttura dell'ordinamento giuridico? Quando io scrivo i miei manuali, sono caratterizzati dalla dicitura profili civili, penali, amministrativi, processuali, procedurali, comunitari. Quando il notaio Ponzi fa un atto, lui è un notaio che si preoccupa del diritto civile, ma se lui non sa le ultime direttive europee in materia di... se lui non sa che di notte, perché ormai cambiano il diritto fiscale di notte, se lui non si tiene aggiornato, fa un atto che si rischia di farlo nullo. Quindi voglio dire, se voi pensate all'infinita complessità del diritto, e qui abbiamo fatto l'angolino dell'università, no? E alla fine si arriveranno, speriamo, ma insomma, la volontà di solito è sempre più forte della realtà. E allora, il diritto quindi va inteso come diritto fenomeno unitario, fenomeno complessivo. Quindi ciò che caratterizza il diritto è la generalità e l'astrattezza. In sostanza è l'astrattezza. E quando prima vi parlavo del procedimento mentale,
mentale dello scimpanzé. Lo scimpanzé, nel momento in cui dialoga al telefono, è chiaro che, per così dire, riesce a elaborare dei concetti astratti. L'uomo ha cominciato a sviluppare la logica nel momento in cui dalla posizione, diciamo così, orizzontale è passato alla posizione eretta. L'Homo sapiens è l'uomo che ha cominciato a usare le mani e a elaborare concetti astratti. I primi concetti astratti sono i graffiti che si scoprono in quelle meravigliose grotte, dove attraverso la simbologia, quella simbologia che cosa significa? È un'astrazione. Allora, per essere concreti, se io vi dico tavolo, tutti voi capite che cos'è un tavolo. Sarà rotondo, basso, alto, ma è un tavolo. Se io vi dico, che so io, già però se io vi dico contratto, è chiaro che questa è un'astrazione. Tant'è vero che c'è una norma, una serie di norme che ci definiscono il contratto. Allora, quando noi all'università, intendo dire noi laureati in legge, studiamo che la cosa fondamentale è l'interpretazione. Con l'interpretazione che cosa si fa? Si ricava il senso e l'articolo di legge è un qualcosa di grezzo. Ciò che si ricava è la norma, ossia il concetto generale ed astratto. Tant'è vero che si insegna e tutti sanno che la Corte Costituzionale, operando l'interpretazione, può dire questo articolo rimane, ma è incostituzionale se interpretato secondo A. Che cosa significa questo? Che da quell'articolo grezzo, inteso come serie di parole, si può ricamare la norma A e la norma B. Allora, la norma A, come astrazione, non è conforme alla Costituzione. E quindi tu giudice ordinario, tu giudice, tu cittadino, la devi considerare inesistente. Voi sapete che la dichiarazione di incostituzionalità equivale, per così dire, con effetto ex tunc, salvo, diciamo così, certe situazioni eccezionali, la norma viene è un tampon non essere, come se non ci fosse. Allora, stringiamo un pochino. Voi capite quindi l'infinita complessità del diritto, che detto ha 2500 anni di storia. E guardate che quando Napoleone ha fatto quella cosa meravigliosa del codice napoleonico, ha preso il codice di Gaio, ha spazzato via tutte quelle, come si può dire, incrostazioni medievali per cui ad esempio il diritto di proprietà era sparito. I romani hanno introdotto il diritto di proprietà, per cui se voi vi leggete quel libro meraviglioso di Galbraith, La storia dell'economia, lui dice che due sono i concetti fondamentali dell'economia ed uno di questi è il diritto di proprietà. Come si fa a capire l'economia se non si capisce il diritto di proprietà? E il diritto di proprietà l'hanno foggiato, creato i giuristi romani, il pretore. Perché poi in epoca classica, sì, il diritto c'era già. Notate che Giustiniano redige il codice quando Roma praticamente era già sparita, perché nel 410 l'ultimo imperatore era Romolo Augustolo, no? Che era una figura caricaturale, tipo il presidente del consiglio nostro attuale, no? Era una figura inesistente sostanzialmente. Oh, guardate che questo lo dico con le istituzioni europee. Io nella mia relazione non prendo mai posizione, perché io sono un uomo di scienza, ma in base allo statuto del contribuente io ho l'obbligo di redigere una relazione di politica economica. Allora io in quel saggio ad esempio che ho dato a Gloria metto tra le prime cose la differenza, ricordo perché sono concetti che tutti i laureati in economia sanno, la differenza fra economia politica e politica economica.
In due parole, la politica economica, l'economia politica si avvicina al diritto dal punto di vista concettuale, perché il diritto è sistema di norme generali ed astratte, soprattutto è l'astrazione che determina il diritto, capite? Tant'è vero che quando io fra poco vi parlerò del bilancio consuntivo, il bilancio consuntivo è un esempio di legge provvedimento. Perché la caratteristica della norma generale ed astratta è che disciplina il futuro. Il passato ormai non è modificabile. Come faccio io a dire, adesso io, tu signor Rossi, ieri devi fare così? No, io posso dire, ieri avresti dovuto fare così e invece hai fatto colà. Il passato quindi è un fatto. Per questo, quando noi pensiamo alle leggi, è chiaro che le leggi valgono nel presente, ma il presente scivola subito nel futuro, quindi valgono nel presente e per il futuro. Per il passato non ci può essere una norma generale astratta per il passato, perché il bello è già accaduto. Traducendo questi concetti molto banali, io, quando arriverà Fiumano, vi parlerò del bilancio, ma non del bilancio preventivo, perché nel bilancio preventivo si possono raccontare tutte le balle, e questa parola balle l'ha usata questa mattina uno dei più grossi politici francesi, e poi vi dirò a che proposito. Non è una parolaccia, vero? Posso dirla, Gloria? Mi autorizzi? Questa volta. Allora, la legge che approva il consuntivo, e lo dice un articolo della Costituzione, e tanto per essere chiari, è l'articolo 81, no, l'articolo 81 obbliga al pareggio di bilancio, obbliga, consente l'indebitamento in circostanze eccezionali e con la maggioranza assoluta. Noi abbiamo la UE e quindi siamo soggetti anche, per fortuna, alle direttive della UE. Apro subito una parentesi. Perché ha usato quella parola il Presidente? Ha detto una cosa giusta. È smottato. Allora, apro una parentesi. Il mio sistema di lavoro consiste in questo. Io ho decine di collaboratori, più o meno pagati, più o meno sottopagati, che ogni giorno mi forniscono un report su tutte le realtà. Vi faccio un esempio. Ci sono 200 stati. Ogni stato di una certa importanza, compreso ad esempio il Brunei. Ecco, fammi segno, gentilmente. E voi fatemi segno se non mi sentite. mi pare. Perdono. Carissimo. E la moglie dove lascia? Sta lì. Come stai? Diamo il benvenuto al vicepresidente della Corte dei Conti, il professor Francesco Fiumano, che invitiamo ad accomodarsi al tavolo dei relatori. Noi finché l'aspettavamo, vicepresidente, abbiamo iniziato la nostra conferenza. Grazie. Attualmente è in corso l'intervento del professor Merz. Ed ora che è arrivato, insomma, proseguiremo anche con la sua graditissima presenza. Io ti volevo vicino, stretto. Allora, la cosa divertente del professor, dell'amico Fiumano, che questa volta lo vedo con una cravatta intonata. Allora, vi dico come l'ho conosciuto. E 4 anni fa abbiamo organizzato qui al Tribunale di Padova, ti ricordi? Un convegno sulla legalità, praticamente una giornata veramente bella. E io avevo parlato con l'avvocato, col procuratore generale presso la Corte di Cassazione, gli avevo chiesto, dico, tu conosci qualcuno ma veramente bravo di brevetti? Guarda, il massimo in Italia è il professor Fiumano. Ma che tipo è? E mi fa, guarda, è un tipo brillante,
ha sempre delle cravatte sgargiate, ti giuro, ma è così. Allora, quando io lo aspettavo, no, dico, adesso vediamo che cravatta. E quel giorno aveva una cravatta rossa, oggi invece è una cravatta. Allora, poi lo sentirete. E, ecco, e, come ti ho detto, io adesso stringo, a parte che sono soltanto le 8 e 10. C'è il dibattito? Sì, ma... stringo sì, ma... 3 minuti. Allora, 3 minuti. È cattivissimo Paolo, sembra buono, ma... Allora, 3 minuti per dire. Francesco, io... ti dico una cosa che ho anticipato soltanto alla dottoressa Servetti, che tu dopo conoscerai, presidente della Corte d'Appello. Venite praticamente dallo stesso posto, avete tutti e due lo stesso vizio, che lavorate tanto. E io avrei voluto parlare dell'articolo 1, eccetera, la Costituzione fondata sul lavoro. Francesco, consentimi soltanto un minuto, ti rubo un minuto. Io dovevo dire una cosa sulla città della speranza, perché io nella mia relazione, che voi potete leggere al Parlamento, io mi scaglio contro le omnibus. Ma mi scaglio contro le omnibus, che rappresentano una delle voragini dello Stato, perché nascondono i milioni di fannulloni che dobbiamo mantenere noi, che lavoriamo anche per loro. Io volevo dire questo concetto, che in tutti gli uffici che si rispettano c'è chi lavora per due e chi non lavora. La dottoressa Servetti, quando io la sento sempre dopo le 6 ed è in ufficio. Il professor Fimano, quando io lo sento sempre, o la mattina presto o la sera. Non vi dico Paolo Svuoti lo sento verso le 11, mezzanotte, e di solito a quell'ora ha finito l'ora. Ecco, dico questo perché una chiave di lettura è questa. La città della speranza, che io fra virgolette sponsorizzo, nel senso che tutte le mie conferenze d'ora in poi la metteremo in prima fila, ha nel suo statuto la regola che non incassa neanche un euro per la strada, che tutti gli euro che entrano con la massima trasparenza finiscono in un conto corrente. Voi non sapete che cosa non ha fatto, ve lo dirò la prossima volta, ma vi garantisco che, per esempio, per dire la serietà di questa fondazione che sta imponendosi a livello non solo europeo ma a livello mondiale, questa organizzazione ha proposto in regione, ascoltami Francesco, che bisognerebbe farlo a livello nazionale. Non è possibile che ci siano persone sotto... Sapete come funzionano le Onlus? Ci sono delle SRL che, strutturate, quindi è una società di lucro, no? Le quali prendono in appalto, che so io, la tutela del cane, la tutela del bambino, eccetera, e ogni contratto che fanno per la strada, eccetera, eccetera, pigliano una percentuale. Ma vi rendete conto che dei 100 euro che vengono dati, sì o no, ne arriveranno al cane, al povero bambino, alla donna in difficoltà, eccetera, arriveranno un decimo. Non c'è nessun controllo. C'è di più. Io nella mia relazione scrivo, e su questo ti prego di darmi atto, che la legislazione fiscale è scritta in modo tale che l'evasione sia garantita. E io lo spiego nella mia relazione. L'evasione fiscale non si riesce a...